Radio Radicale, siamo con Elio Veltri, che tutti conosciamo, è stato sindaco di Pavia, parlamentare, scrittore, saggista, abbiamo apprezzato molte delle sue opere. Per parlare del tonfo del grillismo, della crisi del grillismo. Allora, noi stiamo vedendo in questo periodo una situazione di crisi quasi irreversibile del Movimento 5 Stelle. Volevo sapere lei come la vede dopo l'uscita della scorsa settimana di Grillo, che ha fatto discutere tutti qui e continua ad alimentare tante polemiche, e a una settimana dal divorzio tra Casaleggio e il Movimento 5 Stelle. Che succede? Dunque, premetto che io avevo conosciuto Grillo molto prima che fondassero il Movimento 5 Stelle, e quando lui infatti aveva fatto i famosi comizi Vaffa, io parlai, fui l'oratore del comizio di Milano e di Torino. E lui invece aveva parlato a Bologna, quindi avevo parlato, mi ero impegnato più io di lui. E poi dopo non l'ho seguito più, ma io credo che la politica è una cosa seria. La politica non si può inventare e soprattutto se non si ha la consapevolezza non si possono promettere cose che poi sono o irrealizzabili oppure neanche ci si riflette sopra. Questo secondo me è uno degli errori gravi che hanno fatto i grillini, volevano cambiare il mondo, fare riforme radicali, eccetera, sulle quali peraltro i partiti avevano anche discusso per anni. Io ho militato 25 anni nel Partito Socialista ed ero nella sinistra lombardiana. Noi parlavamo di riforme di struttura, eccetera, ma consapevolmente, sapendo la difficoltà, perché poi quando i socialisti sono andati al governo e hanno cominciato a comportarsi come gli altri, noi abbiamo fatto una battaglia contro e poi io nell'81 me ne sono andato dal partito con grande amarezza, perché ripeto, giovanissimo, avevo fatto 25 anni ed ero stato sindaco socialista. Per fortuna che mi avevano seguito e non mi avevano messo, non mi avevano creato delle difficoltà, perché noi facemmo delle cose straordinarie, come nel comune. È stata l'esperienza mia la migliore che ho fatto, quella che ricordo meglio, è che i cittadini con più di 60 anni a Pavia che mi incontrano, mi salutano, non mi dicono né professor Veltri buongiorno, né onorevole Veltri, mi dicono buongiorno sindaco, a distanza di 50 anni. Perché è stata un'esperienza veramente straordinaria. E sul piano regolatore nostro, fatto da Camposvenute e Astengo, erano i due urbanisti maggiori e poi c'erano dei giovani urbanisti, e sono stati scritti 100 articoli Sì, in Italia e all'estero. certo. Ecco, però quello che io le volevo chiedere, volevo sapere lei come aveva visto quel messaggio che ha fatto Grillo la scorsa settimana. Ma È rimasto sorpreso? sì, sono sorpreso relativamente perché Grillo è un po' così, ma certo ha sbagliato perché doveva evitare nella maniera più assoluta chiamare il figlio e cercare di sapere la verità dal figlio, tra le altre cose. Lui l'ha difeso attaccando poi questa ragazza, non rendendosi neanche conto della gravità di uno stupro, che è la cosa più odiosa al mondo. E io poi naturalmente sto sempre con le donne quando capitano queste cose, perché noi
ci hanno messo al mondo loro, tra le altre cose, gli uomini non se lo ricordano mai, che non ci sarebbero senza le donne. E quindi questo mi ha, non è stata una bella uscita. Poi, al di là di questo, loro non hanno, è chiaro che non hanno le idee chiare, non sanno che cosa fare, perché hanno promesso un mondo nuovo e poi non sono in grado di portare avanti queste promesse. Senta, lei che ne pensa di Conte? Cioè, adesso Conte sta scrivendo lo statuto del Movimento 5 Stelle. Conte. Noi ci ricordavamo anche quando c'era il Partito Socialista, che lo statuto non lo scrivevano i leader, si prendeva una persona terza, un giurista d'area, e si faceva scrivere. Qui invece troviamo proprio il leader che scrive uno statuto, il leader è transitorio. Conte mi sembra una persona per bene. Per me questo viene prima di tutto, perché una volta l'etica nella politica era la cosa fondamentale, perché non è vero che tu puoi, se fai politica, è fondamentale. E Conte mi sembra una persona per bene. Anche Grillo lo è. Anche Grillo è una persona per bene. Sì, sicuramente. E Conte è stato un po' liquidato in malo modo. Devo dire che il Presidente della Repubblica è stato lungimirante con la chiamata dell'attuale Presidente del Consiglio, molto lungimirante. Ha fatto una bella scelta? Secondo me sì, ha fatto una scelta importante, perché Draghi, che io conobbi quando era direttore generale, mi pare, del Ministero del Tesoro, con Ciampi era, e Draghi è una persona seria, competente, con una grande reputazione internazionale, e quindi questo è molto significativo e molto importante a mio parere. E lo rispetteranno. Sarà uno che si farà rispettare, spero che faccia bene, che non facciano crisi di governo a cavolo, e quindi per il resto che cosa dire? Non ci sono più i partiti. Dove sono i partiti? Il Partito Democratico c'è, insomma, una sua stabilità, esiste anche la Lega, Fratelli Italia, insomma questi sono partiti che forse non hanno una struttura da territorio, però ci sono. Ma la struttura da territorio, come dici tu, è fondamentale, perché bisogna discutere con i militanti, e io dico anche con i cittadini, perché se non si discute, si sceglie così, sembra a Roma, non ne andiamo fuori. Senta, ma ecco, a proposito di discussione, lei che ne pensa del divorzio che c'è stato tra Casaleggio e il Movimento 5 Stelle? Era quello uno strumento per poter discutere? No, la piattaforma? No, non era uno strumento, perché era una cosa che era stata, avevano una struttura che era stata accettata senza discussione, non hanno mai discusso, non hanno organismi collegiali, e senza organismi collegiali, senza discussione, senza coinvolgimento. Io peraltro sono addirittura convinto che oltre gli iscritti bisogna coinvolgere anche i cittadini che vogliono essere coinvolti, se si fanno, per esempio, dipendesse da me, io oggi farei un progetto-programma. E se dovessi anche consegnarlo ad un partito politico, un progetto di società con un programma attuativo del progetto. Questo che cosa vuol dire? Che intanto dovresti trovare dei gruppi che sono in grado di elaborare il progetto programma. Il progetto programma poi andrebbe discusso con i militanti, ma anche con i cittadini italiani, perché ci sarebbero molta gente che magari non si iscrive e che viene a discutere di cose fondamentali. Senta, lei pensa che con la riduzione del numero dei parlamentari che ha voluto il Movimento 5 Stelle sarà più agevole il contatto e il dibattito con i cittadini?
Lei quando ha visto che veniva ridotto il numero dei parlamentari, che ha pensato? Ho pensato che, secondo me, i guai non provenivano dal numero dei parlamentari. Poi, se si dimostra che il lavoro è più veloce perché sono di meno, ma non mi pare che vadano così le cose. Prima di tutto bisogna, se non si ha un progetto, non si ha un programma, ha voglia di diminuire il numero dei parlamentari, dove andiamo a finire? La politica, io insisto, è una cosa seria. E io ho fatto il medico, mi sono laureato in medicina, eccetera. E ho dovuto studiare non poco, perché mi sono laureato a luglio del sesto anno. Beh, insomma. A Pavia, con la lode. Specializzato in? Medicina interna, cardiologia, ematologia. Ho fatto poi la libera docenza e ho fatto 6 anni il volontario, perché allora c'erano gli assistenti volontari. Io il mio stipendio l'ho avuto dopo 6 anni di volontariato, che come volontario facevamo quello che facevamo persino le guardie notturne. Noi eravamo assistenti volontari. Certo. Senta, lei la farebbe una commissione d'inchiesta, viene chiamata commissione Palamara, su tutto quello che è successo recentemente nella magistratura? Siamo passati da un estremo all'altro, ci sono delle pecche nella magistratura secondo lei, oppure, come dice il presidente dell'ANM, stiamo prendendo tutti una baglia? No. La magistratura ha dei problemi come il resto dell'apparato dello Stato, sicuramente, però io credo che non bisogna strumentalizzarle queste cose, perché poi in Italia la cosa grave è che la politica è assente, finisce tutto alla magistratura, tutto. Io mi occupo di mafia da 40 anni, bene. La politica non se ne occupa di mafia, non se ne occupa. Se ne occupa, cioè si hanno notizie sulla mafia quando ci sono degli arresti, ma non è un problema di ordine pubblico, è un problema politico questo, perché già le mafie italiane hanno i beni e patrimoni per oltre 120 miliardi di euro. Ci sono, per esempio, non sento mai io in televisione discutere delle... Noi abbiamo avuto l'unica legge sulla confisca dei beni, la Rognoni e la Torre. La Torre appena presentato l'hanno ammazzato, poi si è chiamata Rognoni e la Torre per rispetto alla Torre che l'avevano ammazzata. Ma io di queste cose, della confisca dei beni, non ne sento parlare. Eppure noi, io ho scritto nei miei libri, anche Mafia Pulita, che avevo scritto con Laudato, che se avessimo confiscato metà dei soldi e dei beni avremmo risolto il problema del debito pubblico, ma non ne parla nessuno. Secondo lei il Movimento 5 Stelle si è impegnato nella lotta antimafia? Che ne pensa lei di Morra, anche se non sta più nel Movimento 5 Stelle? Ma sì, qualcuno si è anche impegnato, faccio un esempio. Gratteri fa... E arresta 100 persone, 200 persone. Possibile che il Parlamento non se ne occupi, non lo chiami, non discuta, non se ne parla? Faccio un altro esempio. Nella scorsa legislatura, perché la mafia non è che si batte con le manette, la mafia si batte in un solo modo, e ha vinto la mafia, questo è sicuro. La mafia si batte soltanto portandogli via i soldi e i beni, altrimenti no, non c'è niente da fare. Senta, lei quando sente che mafiosi, indranghetisti prendono il reddito di cittadinanza? È una cosa che è orripilante, perché sono... Io in questo libro mi sono scritto, perché dovremmo presentare l'ultimo libro che ho partecipato insieme alla Franco La Torre, che è il figlio di Pio Morace, ed io, L'oro delle mafie. E qui ci sono dei numeri che sono... Ho segnato, raccontiamo 15 storie di mafia, e ho segnato quali sono
i sequestri che ha deciso di fare, le confische alla magistratura, sono delle cifre pazzesche, sono. Ma non ne parla mai nessuno, e se un problema non diventa un problema anche sociale e discusso in questo paese, non si vince. Perché diventa una specie di, dice, ah, tanti arresti, ma qui dobbiamo parlare del potere economico che questi hanno, che è un potere, la prima storia di queste qui è di, come si chiama, di Vito Roberto Palazzolo, che vive in Sudafrica, che non è mio parente, io mi chiamo così, Von Palace Kobalchenko. Solo di giacimenti di uranio, io avevo già parlato di Palazzoli in un altro libro, però non c'erano queste altre voci, solo di giacimenti di uranio, lui ha acquistato giacimenti di uranio per 3 miliardi di euro. E poi a questo vanno aggiunto, è un impero, si è fatto 8 anni di galera, non ha manco protestato, ha parlato pure male della mafia e poi se n'è ritornato in Sudafrica. E anche, ho segnato anche qui il Gioacchino Campolo che aveva il gioco. Questo qui, i beni, i beni da confiscare sono stati valutati 330 milioni di euro, e così ci sono tutti gli altri, sono 11 storie. Musolino, beni per 150 milioni di euro, sono cifre. Certo. Se lei dovesse dare un consiglio al presidente dell'antimafia, che consiglio gli darebbe? Io gli darei il consiglio di far diventare il problema della lotta alla mafia un problema politico, di discussione nel paese, di discussione alle Camere. Lui fa la cosa alla Commissione antimafia, ma perché il Parlamento non si riunisce per discutere queste cose? Nella scorsa legislatura, do solo un dato, la Presidente della Commissione Antimafia era la Rosi Bindi, che è una persona seria e per bene. Ha fatto un grande lavoro la scorsa legislatura. Nella ricerca che hanno fatto è venuto fuori che i beni confiscati, 40 anni di vita della legge Rognoni, la Torre, erano il 4%, ma non di tutti i beni delle mafie, di quelli che erano già catalogati nelle banche dati della Commissione Antimafia e del Ministero della Giustizia, per i quali era iniziato il procedimento di sequestro. Quindi saremmo al 2% dei beni di tutte le mafie. E in 40 anni. È una cifra gigantesca quella dei beni. Noi vogliamo risolvere il problema del debito pubblico, ma se volessimo risolvere... E poi c'è un'altra cosa, che non c'è solo l'Italia, c'è l'Europa in questa vicenda, che dovrebbe comportarsi bene, perché i soldi vanno tutti a finire imboscati nelle banche europee, ma l'Europa non se ne occupa di queste cose. I deputati europei dovrebbero chiedere di fare una procura antimafia, perché i soldi imboscati nelle banche europee dovrebbero essere confiscati. Noi siamo gli unici che abbiamo una legge sui sequestri e sulle confische dei beni, ma purtroppo se non se ne discute delle cose, se non si approfondiscono, se non si conoscono i dati, non serve niente. E questo secondo lei i grillini non l'hanno fatto? Come? I grillini questa cosa non l'hanno fatto? Non l'hanno fatto. Ma non l'ha fatta nessuno. Sì. Non l'ha fatta nessuno. L'Europa si disinteressa, sì, dice faccio la rogatoria, la seconda rogatoria, la terza rogatoria, ci vogliono anni per fare le rogatorie, come per tutta la giustizia, tra le altre cose una giustizia che ha questi tempi, no, che è una giustizia giusta, è una giustizia che non incide. Beh, l'ha detto in qualche modo anche Grillo. Sì, l'ho capito, ma lo devono fare, perché se il mafioso ha il tempo... Prende e se io
ho letto una storia di un che no, se l'avessi letta prima l'avrei inclusa, perché io ho scritto le storie di questo libro, ne ho scritte 9, e l'avrei inclusa in questo libro, di un calabrese, adesso non mi ricordo come si chiama, questo qui era uno che gestiva i soldi dell''Ndrangheta, della Camorra e di Cosa Nostra. Questo qui aveva a disposizione da riciclare 500 miliardi di euro. 500 miliardi di euro, una cosa pazzesca. E lui, quando gliel'hanno detto, la cosa l'ha sollevata il Fatto Quotidiano, mo il nome suo non me lo ricordo, tra le altre cose non è andato neanche in galera, è indagato a Malta e in Italia dalla procura di Reggio Calabria. Quando gliel'hanno detto, faceva anche l'ironia, dice, dicono che ci sono tutti questi soldi, e perché non li confiscano? Faceva dell'ironia, certo. Delle cifre pazzesche, era pronto, dice che un giorno, non so in quale aeroporto era, per evitare che aveva capito che lo potevano controllare, dice, ha preso, non so, i titoli per 34 miliardi e l'ha buttata nella spazzatura. Ma di che cosa, certo, parliamo? Di Pietro non ha detto niente di che ne pensa. Di, no. Lasciamo perdere. Va bene. Ok, allora io mi fermo qua. Non insisto, non vado oltre. Se vuole dire qualcosa, no. No. Non vuole dire nient'altro, ok. Questo no, perché... Va bene. Senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci parlato anche del suo bel libro e di quello che pensa della situazione politica attuale. Grazie come sempre a Elio Veltri. Io spero di sbagliare, naturalmente, perché se sbaglio vuol dire che la politica farà molto meglio di quello che penso io. Lo spero, perché che cosa lasciamo noi? Che cosa lasciamo? Un paese in cui... I cancri sono qui, il virus, altro che il virus del Covid, il vero virus è la mafia, perché controlla i territori, è alleata della politica, manovra delle cifre pazzesche, perché in tutti i settori gestisce. Prima noi abbiamo discusso per 15 anni se l''Ndrangheta poteva essere a Milano, ma dove volete che andassero? Dove ci stanno i soldi? Certo. I soldi, le banche, mercati finanziari e tutto il resto. E dove volete che andasse l''Ndrangheta se non a Milano? Ma questo è un problema gigantesco, da tutti i punti di vista. Risolveremmo il problema del debito pubblico, bonificheremmo i territori, eccetera. E invece io mi ricordo un episodio. Nel 94 ho detto sì ad una serie di pressioni, di richieste affettuose che mi venivano dal mio paese in Calabria e anche dalle zone circostanti, perché avevo fatto il sindaco, ero noto, eccetera, e mi hanno chiesto di candidarmi e mi sono candidato nel 94. Poi ero contento di non essere stato eletto. Che cosa è successo? Al quarto comizio che ho fatto, ho visto che c'era un capitano dei carabinieri, mi ricordo ancora il nome, si chiamava Giurgola, con due carabinieri. Quando ho finito il comizio sono andato e ho detto, ma capitano, lei cosa ci fa? E lui mi ha risposto con queste parole. Professor Veltri, si è riunito d'urgenza il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e ci hanno detto di scortarlo in alcuni comuni. Okay. E mi hanno scortato. Io, quando non sono stato eletto alla fine, poi ci sono tornato un anno in Calabria, per un anno ho cercato di fare, ma io ero contento di non essere stato eletto,
perché si mettevano male le cose, per dire che ambiente c'è. Certo. Chiarissimo. Senta, la grazie per tutto quello che ha detto, anche per quest'ultima testimonianza che è indicativa del clima che si viveva già all'epoca e si è sempre vissuto. Certo, nel 94. Non è che era... Certo. Era una cosa incredibile, paesi controllati. Mi ricordo una sera ero a Cetraro. A Cetraro il capo dell''Ndrangheta era muto, che si chiamava così, che gestiva tutto il pescato. Eravamo arrivati al punto che se un pescatore, perché ci sono tipi di pesce che vanno a prendere di notte, se voleva andare al mare doveva andare da lui a chiedere il permesso se poteva andare a mare. Prima cosa. Seconda cosa, gli dovevano vendere al prezzo che lui aveva fatto tutto il pescato. Poi lui lo rivendeva, una volta che gliel'avevano dato, a tutti i ristoranti che da Cetraro, che è a 20 km a nord del mio paese, Longobardi, arriva fino a Salerno, e gli dava, vendeva tutto il pescato a questi qui. Qual era la democrazia in questo paese? Eravamo in questa situazione. È finito? No, non è finito. Va bene. Senta, grazie ancora, grazie a Elio Veltri.